Carissimi amici, cari ascoltatori, come sempre vi giunga il mio buongiorno e come sempre tante e ricche benedizioni da parte del nostro buon Padre Celeste. Questa mattina vi leggerò dall'Evangelo di Matteo, al capitolo 10, vi leggerò alcuni versetti che vanno dal versetto 16 fino al versetto 20. Sono versetti particolari che vorrei leggervi nell'insieme, nel loro contesto, perché danno poi la spiegazione di quello che dirò prima. Quindi dicevo, il capitolo 10 dal versetto 16. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: «Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti non sarete voi a parlare, ma lo Spirito di Dio vostro parlerà e in voi parlerà per voi». Io penso che al giorno d'oggi predicare l'Evangelo o comunque parlare del Signore è veramente, come dice il versetto 16, andare come pecore in mezzo ai lupi. Perché i lupi sono tutte le persone che cercano in tutte le maniere di scostarci dal pensiero di Dio, ad avere un pensiero cristiano legato alla vita eterna, legato al sacrificio di Cristo e soprattutto da questo bene immenso che ci ha dato tramite il suo sacrificio di donarci la vita eterna. E lui vuole, Gesù, che andiamo in mezzo a questi lupi parlando di lui, ma non preoccupandoci di quello che potrebbe succedere, anche come dicevano i versetti successivi, dovessero consegnarci ai tribunali, dovessero flagellarci e se dovessimo essere condotti, qui diceva, davanti a governatori e re, ma anche a presidenti o a qualsiasi, diciamo, autorità politica e anche religiosa, che non dovesse riconoscere al 100% queste verità, perché comunque, anche se è vero che queste cose ci saranno, soprattutto negli ultimi tempi, perché il libro dell'Apocalisse è molto esplicativo in questo senso, però ci dice di avere coraggio, di non preoccuparci, perché quando dovremo parlare del Signore, anche quando saremo in queste situazioni, non dovremo avere paura di ciò che dovremo dire, non dovremo avere l'angoscia di sbagliare, perché non saremo noi a parlare, appunto, ma sarà lo Spirito del Padre nostro, lo Spirito di Dio, che sarà in noi e che parlerà al posto nostro. Essere prudenti come i serpenti, quindi essere fare in modo di cercare di evitare laddove sia possibile il fatto di essere condotti davanti a queste sinagoghe, davanti a questi tribunali, cercare di evitarli se è possibile, ma non per codardia, cioè non perché non vogliamo parlare del Signore, quindi vogliamo preservarci da questo. Ma laddove è possibile, anche il Signore Gesù cercava in una qualche maniera di scappare dalle persone che lo volevano flagellare per i miracoli che egli compiva. Ma non per questo la sua opera si è fermata, lui è andato avanti e quindi la prudenza del serpente è cioè cercare di capire sempre tramite l'aiuto del Signore dove andare, dove cercare, diciamo, le vie migliori per poter parlare di lui e laddove è possibile, fin tanto che il Signore lo vorrà, evitare queste cose. Se però alla fine dovremo essere chiamati anche davanti ai tribunali a rendere conto della nostra vita cristiana, della nostra testimonianza del Signore anche a costo delle nostre vite, lui sarà con noi. Quindi la prudenza del serpente in questo senso, ma la semplicità della colomba poi nel fare vedere agli altri chi siamo. Ci sono tante battaglie che dovremo purtroppo, dico purtroppo, affrontare da qui agli ultimi tempi. Gli ultimi tempi non sono ancora arrivati, diciamo, al 100%, però in questi ultimi 3 anni e mezzo posso dire, senza offendere nessuno, ma proprio con basta guardarci intorno, basta sentire i telegiornali e basta sentire le notizie. Il mondo purtroppo sta cambiando ed è cambiato con una rapidità incredibile. Purtroppo le cose non sono ancora finite, ci sono ancora dei disegni politici e anche religiosi molto evidenti che cercano di sottomettere e di assoggettare la volontà dell'uomo per renderla schiava e per far sì di andare avanti solo seguendo una certa linea, una certa condotta che non è certo una linea né di libertà e neanche di possibilità di poter tenere fede a quello che si è e soprattutto di saperlo dire agli altri. Quindi il mio augurio, molto semplicemente, è questo. Siamo quindi prudenti come i serpenti, semplici come le colombe, sapendo che dovremo fare queste cose e soprattutto man mano che il tempo andrà avanti verso la fine, in mezzo a questi lupi rapaci comandati da Satana che cercheranno di farci abbiurare dalla nostra fede. Questo non sia, io pregherò non solo per me, per la mia vita, per la mia famiglia, ma anche per voi, affinché andiate avanti tranquilli, sereni, sapendo che il Signore sarà con voi e in quel momento vi dirà anche che cosa dire
tramite il suo Spirito, per il quale preghiamo tutti i giorni e lo preghiamo di stare con noi, soprattutto anche per andare oltre le nostre difficoltà, le nostre incredulità, anche i momenti in cui andiamo in ginocchio in preghiera a Padre e gli chiediamo perché stanno succedendo certe cose. Ebbene, stiamo tranquilli che il Signore comunque risponderà e ci darà la forza e la vittoria per andare avanti. Io vi abbraccio e con questo pensiero di vittoria nel Signore vi auguro una buona giornata. Che il Signore vi benedica e vi protegga tutti. Amen.